presso il centro ci occupiamo di valutazione multidisciplinare e ogni paziente viene valutato dall'audiologo, dallo logopedista, dallo psicologo per avere un quadro completo che serve sia per definire il recupero dopo impianto cocleare, ma anche per poter stilare piani di intervento che siano individualizzati e in grado di rispondere alle esigenze del singolo utente. Per quanto riguarda l'età pediatrica, il bambino viene preso in carico dall'equipe già dal momento della diagnosi, ancora prima della protesizzazione, con l'obiettivo di supportare la famiglia nei momenti più difficili successivi alla diagnosi. La modalità utilizzata è quello di rendere la famiglia l'attore principale dell'intervento abilitativo. Dopo la dimissione e la fine della presa in carico diretta, il bambino continua ad essere monitorato nel tempo e affinché questo riallineamento si mantenga nel tempo, il bambino possa frequentare la scuola. Per quanto riguarda la presa in carico del paziente in età adulta, una volta giunta la nostra osservazione, il paziente viene sottoposto a test di percezione uditiva, a test che hanno l'obiettivo di valutare lo stato di attivazione generale e cognitivo, anche perché abbiamo in carico numerosi pazienti in età geriatrica, e per poter definire in modo adeguato il piano di intervento è necessario inquadrare il paziente a tutti i punti di vista. E fatta la valutazione viene deciso il tipo di impianto da utilizzare. In età geriatrica dipende da diversi fattori, e dipende dal tempo di deprivazione uditiva, cioè dal tempo trascorso dal momento in cui insorta la sordità e il momento in cui il paziente riceve l'impianto cocleare. Dipende dal livello di attività generale, dal livello cognitivo del paziente, dal livello culturale. Sono tutti fattori che messi insieme determinano più o meno il periodo di presa in carico. E molti pazienti, devo dire, adesso non hanno proprio neanche necessità di fare riabilitazione. Quando serve, il periodo può andare da 3 mesi a massimo un anno.